Ciao bambini, ho ritrovato un libro che a me piace molto e ho pensato di leggervelo. Si intitola Dolci parole. Questa mattina Lola si sveglia con dolci parole in bocca. Sono qui, dice, le sento gonfiarsi nelle mie guance. Lola vorrebbe dire le sue dolci parole a papà, ma è troppo tardi e papà sta uscendo. Lola vorrebbe dire le sue dolci parole alla mamma, ma la mamma è molto occupata. Mamma, vorrei dirti, sussurra Lola. Più tardi, tesoro, risponde la mamma, farai tardi a scuola. Nell'autobus c'è troppo rumore per dire dolci parole. Nel cortile della scuola Lola si avvicina alla maestra, ma lei ha già preso in braccio un piccolo e lo sta coccolando. Il suo compagno di banco non è simpatico, non gli dirà le sue dolci parole. A mezzogiorno, nella sala arancione, tutti stanno masticando. Lola sta zitta. Le dolci parole, pensa, non si masticano mica. È l'ora della ricreazione. Tutti fanno il giro tondo. Lola non riesce a dire una parola e ancor meno una dolce parola. All'uscita ecco Luca, il re dello skate, che piruetta nella strada. Luca è il fidanzato di Lola. È a lui che vuole offrire le sue parole più dolci. Oh, che antipatico! Passa sotto il naso di Lola senza fermarsi, senza parlare, senza aspettare le sue dolci parole. Nell'autobus c'è sempre troppo rumore e comunque adesso Lola è di cattivo umore. A casa Lola se ne va in giro a vuoto. È di cattivo umore. Quando arrivano i suoi genitori, Lola è ancora di cattivo umore. Non ha più nessuna voglia di dire le sue dolci parole. A cena la carne le sembra dura, l'insalata le sembra dura, le mele sono dure e la limonata non sa di niente. Che cos'hai, Lola? Perché non ce lo dici? Le chiedono mamma e papà. Lola pensa con tutte le sue forze. Non dirò niente, non ne vale la pena, non dirò le mie dolci parole. Ma le sue guance si gonfiano e all'improvviso Lola grida. Mamma, papà, vi voglio bene! Sì, vi voglio bene, vi voglio bene! Finalmente Lola è riuscita a dire le sue dolci parole. Uscendo fuori, le sue dolci parole fanno subito effetto. Lola riceve delle coccole e dei baci. Ma salendo in camera sua è un po' preoccupata. E se domani le dolci parole non tornano? Quando spegne la luce, Lola si sente rassicurata. Le dolci parole per domani sono già nella stanza.